Sono Adele Pagliano e rappresento la società San Carlo SRL. La nostra ditta si trova a Loreto, una piccola frazione del comune di Fossano. Noi ci occupiamo di recuperare l'umido e gli sfalci di verde potature provenienti dalla raccolta differenziata e i fanghi civili e agroalimentari. Inoltre produciamo un compost di qualità mediante la sezione di compostaggio. È proprio attraverso quest'ultima che otteniamo un concime naturale che distribuiamo e omaggiamo ai contadini della nostra zona per permettergli di arricchire i nostri terreni che sono poveri di carbonio organico. Attraverso la capacità autorizzativa dell'impianto riusciamo a trattare gran parte dei rifiuti organici provenienti dalla provincia di Cuneo e dalle zone limitrofe. Fatichiamo a comprendere perché i cittadini abbiano così tante perplessità riguardo alla nostra attività. Perché si parla sempre di più di economia circolare, di sostenibilità ambientale, ma quando ci sono aziende che partecipano a questa filiera attivamente e concretamente, vengono sempre sollevate molte rimostranze. Noi siamo consapevoli del fatto che la nostra ditta, trattando rifiuti organici, di tanto in tanto possa creare dei fastidi al circondario, ed è proprio per questo, per evitare dei disturbi alla popolazione vicina, che negli anni e in continuazione cerchiamo di rinnovare quelli che sono gli impianti di abbattimento delle aree con l'installazione delle nuove tecnologie, le migliori tecnologie disponibili. Il nostro impianto tratta più di 70.000 tonnellate all'anno di rifiuti che provengono principalmente, come già detto prima, dalla provincia di Cuneo e dalle zone limitrofe e pertanto è un impianto di interesse pubblico. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio per migliorarci ogni giorno, fornendovi un servizio continuativo e concretizzando quella che è la sostenibilità ambientale. Vogliamo ricordare a tutti i cittadini che non siamo una discarica, ma siamo un impianto di recupero e ogni giorno diamo una seconda vita ai rifiuti.